Salve a tutti ragazzi, buongiorno, buongiorno. Appena suonato il corriere, ecco qua un bel paccone. Arriva direttamente da grossoshop.net, quindi andiamo subito ad aprirlo così vediamo cosa gli amici di grossoshop ci hanno inviato in questo piccolo pacchettino. Vi dico subito un primo indizio, forse ci sono due prodotti targati Meizu, quindi intanto facciamo partire la sigla. Allora, ragazzi, andiamo a aprire il nostro pacco con delle forbici veramente incredibili. Queste ci permetteranno di andare a spacchettare il tutto con una facilità, credo proprio impressionante. Anzi, forse ci metterò 74.000 anni, invece no. Andiamo subito a vedere il contenuto di questo pacchettino. Allora, intanto, vabbè, confeziono, ormai siamo abituati allo standard di Grosso Shop, quindi anche qua si nota la precisione nel packaging. Allora, andiamo a aprire il tutto, se ci riesco, eh. Allora, come vi avevo già anticipato, qui ci sono due Meizu. Uno si vede di già, si intravede di già la sigla, è l'MX6 in versione non internazionale, versione asiatica. Comunque non c'è nessun tipo di problema perché andremo ad installare il Play Store, eccetera eccetera. Mamma mia che pacco veramente. Allora, classici adattatori per le nostre prese, mettiamo via le forbici tanto ormai non servono più. Allora, questo è l'M3S, quindi entry level di casa Meizu. Questo invece è l'MX6. Mi sembra non ci sia niente, no, assolutamente no, quindi andiamo a mettere da una parte. Allora, eccoli qua. Allora, prima di tutto andiamo a vedere l'M3S, quindi andiamo a fare un piccolo velocissimo video unboxing. Andiamo a metterlo qua da una parte. Meno male colorazione non bianca, ma colorazione nera con lingua italiana a bordo. Questo è internazionale al 100%, era già acceso addirittura. Leviamo un pochino le plastichine. Beh, devo dire davvero portatile, eh? Assolutamente portabilissimo, guardate qua. Sì, vabbè, assomiglia, sappiamo bene a cosa, ad un iPhone, perché tanto Meizu ricalca in pieno. Boxettino di vendita con classica manualistica rapida, classica spilletta, manualistica in lingua inglese, perché come vi ho detto prima è la versione internazionale del prodotto, quindi non versione cinese. Se riesco andiamo a richiudere il tutto. Eccolo qua. Allora, poi troviamo caricatore da parete, ovviamente in formato europeo. Il caricatore, vediamo se riesco a leggerlo, si intravede, è un 5 volt 2 ampere. Poi andiamo ovviamente a chiudere il tutto. Poi nell'altra parte troviamo il cavo, sicuramente eccolo qua. Cavo formato USB, micro USB, quindi un cavetto classico che ci permetterà di ricaricare lo smartphone, nonché anche di condividere i dati al computer. Andiamo a richiudere il tutto, tanto la confezione non ci interessa più di tanto. Leggiamo le specifiche tecniche qui dietro. Ovviamente sappiamo bene, abbiamo un display HD, abbiamo Bluetooth 4.0, abbiamo tutta la tecnologia LTE e poi vabbè, tutte le varie specifiche che poi vedremo successivamente. Il modello è il 16 giga, ovviamente colorazione grey. Allora, mettiamo da una parte il box dell'M3S e l'M3S, mettiamo dentro l'MX6, MX6 che sono curiosissimo di provarlo perché onestamente ho visto pochissime recensioni. Quindi, vabbè, intanto il box, curatissimo. Molto carina questa confezioncina di Meizu. Allora, andiamo a prendere il terminale, eccolo qua. Appoggiamo il tutto. Ricorda molto anche qua un po' iPhone, un po' il precedente modello. Qua cosa c'è?
Abbiamo un piccolo box, vabbè, il caricatore ovviamente non europeo, ma ci sono gli adattatori che Grosso Shop fornisce in confezione e il cavo, qua abbiamo un Type-C. Molto bella la confezione questo MX6, peccato che ancora non ci sia la colorazione nera, ma ci sia solamente questa bianca perché secondo me la colorazione nera è bellissima. Chiaramente piccolo manualetto e qui c'è la spillettina per andare a rimuovere il carrellino delle SIM. Ve lo faccio vedere più nel dettaglio, eccolo qua, andiamo ad accendere anche questo prodotto che secondo me è molto valido visto anche il prezzo altamente competitivo che è venduto su grossoshop.net, poi ovviamente vi lascerò tutti i link del caso in descrizione, vi faccio vedere anche le differenze tra M3S e MX6, vedete che sono chiaramente molto molto diversi, guardate come ricorda iPhone 7, soprattutto nella parte inferiore. Insomma ragazzi, è arrivato il corriere, io come sempre vado a testare questi prodotti, recensioni che non arriveranno prima della prossima settimana, ovviamente vanno testati più nel dettaglio. Per adesso raga, io vi saluto, vi ringrazio, link in descrizione e ci sentiamo nei prossimi video.